attiva e disponibile, diciamo, insieme all'amministrazione a raccogliere anche quelli che sono i suggerimenti, i consigli che possono provenire da questa commissione, e ritengo che questa commissione si debba trasformare in un tavolo di lavoro, no? Nel quale il confronto sia costruttivo, serrato, critico quando occorre, però diciamo sempre nell'ottica che tutti abbiamo di contribuire allo sviluppo di un'offerta culturale, di un'immersione culturale più elevata in questa città. Io voglio essere breve e soffermarmi su alcuni punti dell'intervento dell'assessore. Mi è piaciuto molto il termine provincializzazione, perché noi in questa città abbiamo sempre avuto eccettuate poche situazioni di eccellenza degli eventi culturali che sono sempre rimasti nell'ambito della dimensione locale, quindi hanno una ricaduta anche sull'economia, sul turismo, sulla capacità di attrazione in questa città molto limitata. Ecco, però degli esempi per scendere un pochino sul pratico, no? È chiaro che se noi riusciamo a creare in questa città eventi, mostre, eventi musicali di vario genere che riescono ad attrarre persone da fuori Spezia, allora la cultura diventa anche non solo un arricchimento della vita dei nostri cittadini, ma anche un motore di crescita per la nostra città. E faccio alcuni esempi per quello che è più vicino alle mie passioni e alle mie competenze. Il Festival del Jazz, ad esempio. Il Festival del Jazz negli ultimi anni è stato gestito in maniera molto discutibile, nel modo di vedere. È stato affidato a una persona sicuramente professionale, ma molto poco collegata con il nostro territorio, che ha dato vita ad una manifestazione che ha in larga parte, al di là delle apparenze, reciso i legami con una tradizione storica importante e che aveva visto sul nostro territorio, nella nostra città, figure che avevano contribuito anche in maniera volontaria e disinteressata alla realizzazione di eventi in particolare del Diavolo e importanza, si è dato una cesura, un taglio secco a tutto questo, si è perso con questo un bagaglio, una ricchezza di contributi e anche di storia, per affidarsi a una gestione esterna che ha dato risultati, per modo di vedere, molto modesti. Il festival è stato diluito, che ha avuto comunque dei costi importanti, perché i numeri sfiorano 100.000 euro ad annualità, e comunque al di là delle regole di Biblice Volta, finanziato dall'autorità portuale, che ha avuto una dimensione di maestra cittadina, il resto è stato veramente di livello medio-basso, diluito in 17 giorni di programmazione che non hanno saputo attrarre assolutamente un pubblico extra cittadino, uno spettatore pagante che, a mio modo di vedere, io parlo per essere stato presente, non ho visto statistiche, non superava i 100 a serata, quindi un evento, secondo me, snaturato di quello che dovrebbe essere la sua capacità di richiamo anche extra cittadina. Io vorrei che il Festival del Jazz si trasformasse in un evento quasi di portare persone negli alberghi della città, nei ristoranti della città, nelle spiagge del nostro vicinato, quindi essere uno dei tanti volani sulla base del quale l'offerta culturale di questa città può e deve essere articolata. Ma questo esempio del Festival del Jazz mi porta alla tematica delle nomine, cioè alle attribuzioni degli incarichi. Come si arriva a questi incarichi? Com'è che un tale Italo Leali di Ronciglione diventa il titolare della nostra, diciamo, offerta jazzistica spezzina, improvvisamente, no? È per questo che ho chiesto anche la commissione del controllo civico, perché non voglio che succedano più queste cose. Perché voglio capire come determinati ruoli che sono fondamentali vengono attribuiti sulla base di quale curriculum e di quale programma, altrimenti è inutile far parte di un consiglio comunale, è inutile far parte di commissioni, torniamo nelle nostre case, facciamo gli spettatori, no, di quello che avviene. E io voglio in qualche modo essere reso partecipe di poter prendere parte e monitorare questi processi decisionali. È chiaro che due istituzioni importanti come il CAN e il Civico, nel quale sicuramente vanno date delle svolte, vanno impresse delle svolte, e chiaramente queste svolte devono essere in qualche modo monitorate dal consiglio comunale e condivise con noi, per quanto possibile, con noi commissari.
Due parole sul cambio. Il cambio soffre dello stesso difetto della pezza della DGF, cioè una dimensione localistica. Io non ricordo negli ultimi tempi, almeno da quando mi occupo più da vicino, mostre o eventi culturali al cambio che possano richiamare un pubblico extraterritoriale, extra spezzino, e quindi diventa un'istituzione che ha dei costi fissi altissimi, che tra l'altro poi non vengono ammortizzati da nessun altro mezzo di impiego della struttura se non la locazione di una sala per eventi culturali. Non c'è altro che possa coprire il costo della struttura, e con mostre che in effetti non esorbitano dalla dimensione locale, cioè non hanno la capacità di attrarre il pubblico al di fuori di Spezia. C'erano degli eventi tipici della nostra città come il primo del Golfo, ma non ci sono più, e quindi sul cambio sicuramente c'è da imprimere una svolta propulsiva importante. Stessa cosa per il civico, che a mio modo per propone degli eventi non sono assolutamente in linea con quello che deve essere la storia del nostro teatro e che potrebbe essere per il futuro. Quindi anche sul civico vorrei capire le scelte che si fanno, vorrei capire come mai le offerte di collaborazione che sono pervenute da, anche disinteressatamente da persone che hanno una dimensione nazionale, come può essere Dario Vergassola o comunque curriculum che sono pervenuti da, se la chiamano anche qui in strada, persone che hanno grossa esperienza nella stessa teatrale, come e su quali regole, con quali procedure verranno valutati dall'amministrazione. Quindi questo, senza assolutamente voler assumere nessuno spirito di critica preconcetta, ma